Allora, Burdel, come promesso, siamo arrivati. Siamo ai Fratelli Levaggi, fabbrica di sedie, le famose sedie chiavarine, famose in Liguria, famose in Italia, famose in tutto il mondo. Insomma, sono le sedie più famose. Se siete stanchi e vi dovete riposare, se vi sedete qui, vi riposate meglio. Ho voluto fare così tanta strada perché per raccontare come viene fatta una sedia non potevo che venire qui. Però adesso io vi voglio andare a presentare quelli che sono i volti dietro questa magnifica e storica realtà. Venite con me che vi presento i Fratelli Levaggi. Vi presento Paolo e vi presento Gabriele. Ciao. Ciao. I volti di questa magnifica fabbrica. Adesso però ci dovete spiegare come si fanno queste sedie. Ma perché poi a Chiavari tutti facevano sedie? Cioè, era pieno di gente stanca che non aveva voglia di fare niente e allora c'era bisogno di fare 100.000 sedie. Adesso questa cosa ce la dovete spiegare. Allora, perché proprio a Chiavari? La risposta è che è stato quasi un caso. Quasi perché? Perché comunque a Chiavari c'era già una situazione di lavorazione del legno molto consolidata. C'era tutta l'attività di cantieristica, c'erano le produzioni dei remi, c'era una tradizione anche di mobili importanti e c'era soprattutto già una filiera che funzionava molto bene tra la ricchezza forestale dell'entroterra e le attività sulla costa che utilizzavano e trasformavano la materia prima. Una filiera corta, come la chiameremo oggi, che noi cerchiamo di portare avanti. Praticamente cosa successe? Successe che la nascita della chiavarina la dobbiamo alla genialità di un ebanista, un certo Giuseppe Gaetano Descalzi, che all'inizio dell'Ottocento ha reinterpretato dei modelli francesi rivoluzionandoli completamente, spogliandoli di tutti gli orpelli, di tutte le cose decorative, soprattutto assottigliando tutti gli elementi della struttura in maniera molto ben ragionata per raggiungere il massimo rapporto tra leggerezza e robustezza. E così è nata una tipologia di seggiola del tutto nuova che è stata destinata a cambiare la storia del design italiano. Una storia fantastica, cioè ho la pelle d'oro, poi buona la prima, cioè praticamente hai detto tutto, ti do il telefono, fai tutto te a questo punto, cioè è incredibile, fa tutto lui. Quindi Burdel, qui c'era un contesto favorevole alla nascita e allo sviluppo di aziende che producessero queste sedie e in questo contesto è nata appunto la Fratelli Levaggi, di cui adesso però io voglio conoscere un po' di più, cioè voglio sapere un po' di storia. Quindi adesso Gabriele ci racconta un pochino di storia di questa azienda. Sì, allora la nostra storia dell'azienda risale al 1963, quando uno zio, Rinaldo, con i suoi tre fratelli ha rilevato un'azienda che produceva sedie di chiavari, diciamo che era un po' in difficoltà, e rilevandola da lì è nato tutto questo nuovo percorso rinnovativo delle sedie di chiavari che fino ad oggi portiamo avanti adesso io e mio fratello. Però io lo so cosa volete vedere, lo so che volete sentire il profumo della segatura, lo so che volete vedere un po' di mani nel legno, quindi adesso andiamo a vedere come si fanno queste sedie. Oh, sono finalmente in paradiso, sono finalmente in paradiso. Sto letteralmente impazzendo, Burdel, guardate, guardate quanto legno, quante sagome, quante dime, quante attrezzature. Adesso li andiamo a studiare tutti. Allora Paolo, io ti vedo orgogliosamente appoggiato a questa catasta di legno che mi pare essere per la maggior parte faggio, se non erro, e poi hai detto che c'è anche un po' di... Usiamo anche un po' di ciliegio e a volte un po' di frassino. Qua c'è un po' di frassino, vedi? Il faggio utilizziamo legno locale o piemontese, comunque tutta roba italiana. Per quanto riguarda il ciliegio è tutta roba che prendiamo principalmente dalla Val d'Abeto, quindi l'entroterra chiavarese. Pertanto c'è una volontà di utilizzare legno prevalentemente locale proprio per dare una maggiore autenticità al prodotto che realizzate. Anche perché alla fine è la cosa più sensata. Cioè, i nostri legni vanno benissimo, quindi perché utilizzare legni che vengono da fuori? Paolo, però con questa storia che usi solo legno locale, qui un po' ti hanno fregato, cioè ti vendono il ciliegio storto, prendi un po' quello che viene. No, qui ti sbagli, caro, perché il legno curvo per noi è manna dal cielo, nel senso che
abbiamo parti della seggiola che sono curve e quindi abbiamo la possibilità di seguire la naturale venatura del legno, in quel modo preservare anche la resistenza del pezzo. Insomma, è un po' un colmo quello di uno che fa seggiole, gli vendono il legno storto e alla fine casca sempre in piedi. Cioè, è pazzesco! Ora abbiamo visto il legno da cui parte tutto, ma quali sono le fasi di lavorazione? Andiamo un attimo da Gabriele che ce lo spiega. Gabriele, cominciamo a costruire la sedia, perlomeno per sommi capi, vediamo come si fa. Da dove cominciamo? Da questo bel tavolone di faccio. Lo prendiamo e andiamo a marcare le sue gambe. Te la fai facile, sei un omone che se lo dovessi spostare io questo tavolone diventerei scemo. Diciamo, questa splendida dima, che avrà oltre 50 anni e rappresenta la gamba posteriore della maggior parte dei nostri modelli di chiavarino che facciamo. Andiamo a posizionarla sul tavolone cercando di seguire appunto il più possibile la venatura, l'andamento della venatura del legno, e andiamo a disegnare la forma di questa dima. Qui una per una, stando attenti eventualmente a difetti, piccoli difetti del legno ovviamente, che vanno assolutamente eliminati e tolti. Bisogna proprio saper interpretare, saper leggere proprio la stessa tavolone di legno. Una volta tracciata la sagoma, ovviamente va tagliata, quindi Gabriele, accendiamo la sega a nastro. Questo lavoro di sgrossatura viene eseguito per tutti i pezzi che costituiscono l'insieme della sedia, e i pezzi sono tanti, adesso ve li mostro. Qui abbiamo ritagliato i pezzi che servono per fare le gambe, qui invece abbiamo il pezzo dello schienale, ma Gabriele, toglimi una curiosità, per realizzare uno schienale così ricurvo, il legno viene curvato o è semplicemente un taglio? Immaginatevi che da un tavolone, diciamo, unico, di spessore 10 cm, talvolta anche 11, viene ritagliata con un'apposita dima la forma di questa spallina di un modello storico della nostra azienda, che poi piano piano viene sgrossato a sua volta fino ad arrivare già a questo punto, che è quasi finita perché abbiamo ancora una fase di levigatura finale, dopodiché sarà pronta per essere inserita nello schienale della sedia. Quindi non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è piegatura a vapore, si prende un tavolone gigantesco alto 10 cm e si taglia storto per il lungo. Però una sedia non è solo gambe e schienale, andiamo a vedere anche gli altri componenti. Facciamo un po' di nomenclatura, abbiamo visto le gambe, abbiamo visto lo schienale, però tutti questi altri pezzi che vengono sempre realizzati prima alla sega nastro con sgrossatura hanno un nome. Esattamente. Intanto qui vediamo il modello di poltroncina, tra l'altro l'ultima realizzata che abbiamo presentato proprio circa 2 mesi fa, che si chiama poltrona gobbetta, e qui la possiamo proprio vedere in tutti i suoi vari elementi. Questi sopra qui sono i legnetti da sedile, ovvero quelli poi dove andrà fatta la tessitura della seduta, intrecciata tutta a mano appunto sulla struttura stessa della poltrona. Gli altri elementi che vediamo qui sotto sono i cosiddetti lippa, mentre invece questo qui davanti è la traversa o traverso. Infine, nello schienale, possiamo vedere questi 3 elementi che vengono chiamate spallinette. Ogni cosa ha il suo nome. Però, Gabriele, noi per arrivare da questo a questo, insomma, dovremo fare qualche lavorazione. Cioè, avete tipo un omino che carteggia giorno e notte o c'è un trucchetto? C'è un piccolo trucchetto. Allora dai, andiamo a vedere. Io davanti ai miei occhi ho un qualcosa quindi di meraviglioso, se non mi sbaglio è un torniocopiatore. Esattamente, negli anni 70 all'incirca. E noi andiamo a mettere questi pezzi qua adesso qui sopra, tra una punta e la sua contropunta. Poi prendiamo l'altra.
come funziona un tornio a copiatore. Allora, abbiamo sulla parte superiore la nostra sagoma, il nostro pezzo finito, e qui abbiamo un copiatore sferico, cioè una sfera che si va ad appoggiare contro la sagoma e va a far muovere i coltelli nella maniera speculare della sagoma. In questo modo i coltelli andranno a tagliare le gambe per ottenere questa stessa forma. Quindi adesso vediamola in funzione. Però Gabriele, tu mi spiegavi che a questo tornio copiatore è possibile realizzare soltanto le forme, diciamo, curve, un po' particolari, mentre per le forme dritte, tipo questa gamba qui, ancora c'è una fase di tornitura manuale. Spiegami un po'. Sì, esattamente. In questo caso abbiamo qui un campione di una gamba anteriore del modello sedia campanino classica, la sedia più storica, quella risalente addirittura al 1807. E su questa abbiamo un primo intervento di sgrossatura, anche questo, però non potrà mai riuscire ad arrivare a una finitura, diciamo, perfetta, precisa, minimale. Quindi viene usato ancora un tornio di quelli antichi e fate le finiture precise. Quindi alla fine possiamo avere tutte le macchine che vogliamo, ma è il tocco dell'artigiano che dà valore alle cose. E adesso andiamo a vedere proprio velocemente quest'ultima fase di tornitura manuale fatta all'antica. Paolo, ritorno da te, c'è stato un passaggio di testimone vero e proprio. Abbiamo ripreso una delle nostre gambe dal tornio che fa le lavorazioni dritte e vediamo che qui c'è un po' di pelo. Di conseguenza noi dobbiamo andare a tallonare, cioè dobbiamo andare a fare un taglio pulito. Non solo, qua abbiamo i dettagli che non sono così definiti. Noi li vogliamo belli, belli aguzzi, belli taglienti. Allora, cominciamo da qua. Esatto. Facciamo questo, poi questo, e poi facciamo le rifiniture con la sgordia e poi all'ultimo passiamo lo scalpello piatto. Lo scalpello piatto per fare la rifinitura. Quindi via, cominciamo. Qui andiamo a fare la rifinitura, quindi con lo scalpello obliquo. Ultima passata con un pochino di carta vetrata e poi siamo arrivati al termine della rifinitura manuale delle nostre gambe. Però qui non è che lavorano solo Paolo e Gabriele, qui c'è un entourage di abilissimi artigiani. Adesso vi vado a presentare Gianluca, che fa un'altra parte della tornitura. Lui tornisce le parti dritte, tipo le lippe. Ciao Gianluca. Ciao. Quindi te qui stai invece tornendo quelle che sono le lippe, cioè i traversini bassi della sedia ad un altro tornio automatico. Sì. E a Leburdel. È perfetto. E ora che abbiamo praticamente realizzato tutte le parti della nostra sedia, è il momento di andarla ad assemblare e di andare a conoscere altri artigiani che collaborano nella realizzazione di queste sedie, che sono delle opere d'arte. Quindi spostiamoci in un'altra stanza e portiamo avanti la nostra lavorazione. Io direi che ci siamo. Siamo praticamente nella stanza in cui si completa o perlomeno si porta avanti la lavorazione della nostra sedia. Vedo tantissimi abili ragazzi. Nome? Lorenzo. Daniele. E Gianluca, l'abbiamo visto prima, a tornitura, e adesso invece stai rifinendo l'impagliatura, però l'andiamo a vedere dopo, non facciamo spoiler. Paolo, da dove comincia l'assemblaggio di una sedia? L'assemblaggio di una sedia comincia dalla foratura. Facile, no? Ci voleva tanto? Dai, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Davanti a cosa mi trovo, Paolo? Allora, qui abbiamo un centro di lavoro in 5 assi
che abbiamo recentemente integrato nel nostro processo produttivo per fare diverse lavorazioni, ma principalmente proprio quella di foratura della seggiola. Ebbene sì, Burdel, qui abbiamo dovuto fare un passo verso la tecnologia e abbracciarla, perché provate ad immaginare che cosa significa andare a forare perfettamente in asse un pezzo curvo per fare in modo che alla fine la sedia sia effettivamente bella da vedere e non tutta sghemba. Prima, Paolo, veniva fatto tutto a mano, cioè noi abbiamo un pezzo curvo che doveva essere forato in modo tale da ottenere la forma desiderata, ma a mano come si faceva? Si faceva tutto con la classica mortasatrice. Il problema è che in una sedia ci sono dai 20 ai 25 buchi e per ogni buco era necessario fare un settaggio del macchinario, quindi diciamo che era una cosa molto lunga ed estremamente complessa. Era un incubo, non lungo e complesso. Pertanto con questo macchinario a controllo numerico a 5 assi noi riusciamo ad ottenere una foratura precisa in tempi rapidi. D'altronde, cioè, non è che la maestria sta in una foratura, possiamo scendere un minimo a compromessi, ve lo concedo, dai! Siamo pronti quindi ad inserire il nostro pezzo da forare all'interno della nostra foratrice, della nostra 5 assi. Buchiamo prima il lato destro e poi quello sinistro. Paolo, sai come dovresti implementare questa macchina? A fine lavoro un megafono che dice "Allez Burdel". Sarebbe perfetto. Voilà. No Paolo, l'ho appena detto. Ah scusa, "Allez Burdel". Sarà meglio, no? Quindi Paolo, adesso siamo veramente pronti all'assemblaggio dopo la foratura. È così, siamo pronti e facciamo l'assemblaggio finale della parte anteriore e posteriore. E l'assemblaggio ce lo mostrerà il carissimo Lorenzo. Grande Lorenzo. Ho visto che stai per incollare le lippe che ha tornito prima Gianluca, ma che colla stai utilizzando? Colla animale, quella che si usava in antichità. Già che più o meno ci siamo. E invece adesso con questa riga che cos'è che hai fatto? Ho controllato le aperture che siano corrette come dovrebbero essere. Vedete quando dico sempre che in falegnameria il metro non esiste? È più importante utilizzare un riscontro che sappiamo che è sempre e per sempre uguale che non andare lì con il metro. Questo è fondamentale, Burdel. Daniele, stai spazzolando la sedia? Sì, adesso la laviamo dopo che è stata montata con acqua calda in modo dalle varie eccessi di colla. Tra l'altro, Daniele, no? Tu stai lavando con dell'acqua bollente questa sedia. E l'acqua bollente a cosa serve oltre che a pulire la colla animale? Serve anche da fargli venire i colpi delle martellate dovute al montaggio. E comunque fa anche venire su un po' il pelo del legno, per modo di dire. In questo modo sarà più facile successivamente ottenere una carteggiatura migliore, un po' più omogenea prima della verniciatura finale. Giusto? Giusto. Vedi? Terminata questa prima fase di preassemblaggio, siamo pronti all'impagliatura. L'impagliatura viene realizzata da manodopera ultra specializzata, non viene fatta qui internamente, e adesso vi faccio vedere com'è questa magnifica impagliatura. Paolo, insomma, questi impagliatori sono rarissimi, anche perché, come possiamo vedere, questa è una tipologia di impagliatura veramente eccezionale e particolare. Sì, è molto fine, richiede tantissima manodopera, precisione e pazienza soprattutto, e quindi un mestiere sicuramente non adatto a tutti. Una volta ultimata l'impagliatura, le sedie ritornano qui da voi, perché esatto, bisogna completarle, cioè bisogna montarci lo schienalino, che non viene montato prima perché è più pratico mandare in giro le sedie senza, cioè evitiamo che si rovinino in pratica. Esatto. Andiamo a vedere quest'ultima fase.
Vai Lorenzo, completa la lavorazione. Lo schienalino è incastrato alla sedia con un incastro a coda di rondine, bellissimo tra l'altro. Ale, perfetta. A questo punto siamo pronti alla verniciatura. No, c'è ancora una piccola rifinitura. Ah, ma allora torniamo da Daniele, il mitico spazzolatore di sedie. Che cosa stiamo facendo qui? Adesso, dopo che lui ha incollato la spallina, si va a spianare questo piccolo scalino da far arrivare a filo la gamba con il resto della spallina. E poi, una volta che si arriva a filo con lo scalpello, comunque con un po' di carta vetro si porta a termine il lavoro. Esatto. Ale, lavoro fantastico, Daniele, è perfetto, bravissimo. Grazie. Quindi Burdel, siamo quasi alla fine del processo produttivo di queste meravigliose sedie, non ci manca che dargli la carteggiata finale e poi la verniciatura. Siamo qui quindi con Massimo, ciao Massimo. Ciao. Tu ti occupi dell'ultima finitura, quindi carteggiatura e verniciatura. Sì. Qua stiamo carteggiando su questo meraviglioso piano aspirante, vai a dare una rifinita a queste sedie che sono già state preverniciate, cioè la prima mano qui è stata data. Allora, la prima fase è fasciare il sedile. Ok. Poi viene controllata che non ci siano stucchetti, ci viene applicato due mani di fondo, poi si lascia asciugare e si carteggia. E questo è il prodotto alla fine del processo di carteggiatura. Quindi a questo punto noi siamo pronti a ritornare in cabina di verniciatura. Sì. Siamo pronti? Allora, a questo punto qua l'abbiamo già bella che soffiata, la sedia è pronta per essere verniciata. E questo è uno dei tanti meravigliosi prodotti finiti, la somma di tutte le lavorazioni che abbiamo visto fino adesso. Tra l'altro in questo caso abbiamo un meraviglioso rosso lucido che è incredibile, cioè degno di una Ferrari. Ma ditemi un po', ma quanto si può essere orgogliosi di riuscire a produrre un prodotto di questo tipo? È una cosa incredibile. Una soddisfazione incommensurabile, direi. Cosa dico? Non so cosa dire. Senza parole. E così, Burdel, siamo giunti al termine di quest'altra meravigliosa intervista. Questa volta vi ho portato a conoscere una realtà incredibile, un'icona del design italiano, penso la più bella fabbrica di sedie d'Italia. Quindi ragazzi, dalla Fratelli Levaggi a Chiavari è tutto, io vi saluto e Arsalud Burdel!